Allora, vediamo come realizzare queste babucce scarpe da notte. Io qua ne ho una già realizzata e adesso andiamo a fare l'altra assieme. Per prima cosa dobbiamo prendere la misura del nostro piede, quindi prendiamo il centimetro e misuriamo dalla punta del piede, quindi dall'alluce fino al tallone, e misuriamo quanti centimetri ci sono. Se dobbiamo fare per qualcun altro e non sappiamo, non possiamo prendergli la misura, su Google cercate la misura del piede in centimetri in base alla taglia e vi escono le tabelle, quindi per un 42 tot, 36 tot e avanti. Dopodiché, quando abbiamo stabilito la misura che ci serve, andiamo a montare le catenelle e vediamo quanto misurano. Per misurare bene la lunghezza delle nostre catenelle, mettiamo il centimetro in piano, prendiamo la nostra catenella e la tendiamo leggermente, in questo caso a me servono 26 centimetri e la tendiamo leggermente, non tantissimo, altrimenti vedete mi diventa anche più di 30, il giusto, la tendiamo un pochino e arriva a 26 centimetri. Se la lasciamo morbida così non ha senso perché non ha la misura giusta, quindi dobbiamo giusto tenderla appena appena e arriviamo alla misura. Questo numero lo decidete voi in base al vostro filato, alla vostra mano, al vostro uncinetto. Qui non è che posso dirvi montate tot catenelle. Io ne ho montate 28 con uncinetto numero 5 con questo filato e con la mia mano. Una volta preso questa misura, non dobbiamo fare nient'altro che iniziare a lavorare. Questo progettino si sviluppa in questo modo. Praticamente noi partiamo da questa base, andiamo avanti creando questo rettangolo, praticamente. Poi continueremo lavorando questa parte dell'altro rettangolo, che è tutto assieme, cioè non è che dobbiamo fare, visto che lavoriamo con il punto basso preso in costa, lavoriamo le righe di andata e ritorno in questo modo. Quando arriviamo a questa altezza, andiamo avanti qui per fare questo pezzo. Allora, qui abbiamo 26 centimetri da questa parte. E dobbiamo alzarci per un'altezza della metà, quindi 13 centimetri. E quindi, se qui avremo tot catenelle, nel mio caso 28, dobbiamo alzarci per, no, sempre 13 centimetri, scusate, no, per 3, qua va in centimetri, quindi quando arriviamo a 13 centimetri da questa parte, continuiamo con questa parte e lavoriamo fino a metà, quindi dividiamo il lavoro a metà, quindi avremo 13 centimetri. In questo caso possiamo fare le 14 maglie perché abbiamo 28 punti, quindi ne avremo 14 e proseguiremo per un'altra volta per 13 centimetri. Quindi poi avremo sempre 13 centimetri. Qua 13 centimetri il pezzo che ci siamo alzati, 13 qua, è praticamente un quadrato, diciamo, diviso in settori, però è più semplice a farsi che a dirsi, perché una volta che abbiamo fatto questo, poi dobbiamo fare altro che piegare il nostro lavoro e andare a fare le cuciture. Comunque lo vedremo dopo. Mi sono dimenticato, i centimetri che voi prendete, aggiungete 2 cm per la comodità, perché comunque una parte poi va girata per sotto per la cucitura e forma la pianta del piede e quindi porta via un po' alla lunghezza. Quindi aggiungete 2 cm a quelli che vi servono. Bene, adesso andiamo a lavorare. Fatemi controllare un attimo una cosa per vedere se ho fatto giusto. Sì, perfetto. Allora, prendiamo la nostra catenella e iniziamo a lavorare in questo modo. Adesso vi faccio vedere come si lavora. Questo progetto mi era stato chiesto da una persona e visto che è un progetto veloce e facile da realizzare, l'ho fatto. Allora, montiamo un'ulteriore catenella sul nostro lavoro e iniziamo ad entrare nelle catenelle lavorando i punti bassi. 1, 2, fino alla fine delle nostre maglie. Arrivo alla fine per farvi vedere solo come si lavora dopo e poi proseguo.
Mettiamo, se non siete sicuri poi di trovare la catenella d'inizio, marchiamo con un marcapunto il primo punto basso, perché magari ci si può confondere, e andiamo a lavorare tutte le maglie basse. Adesso. Io non so mettere musichette mentre lavoro, velocizzare o continuo o taglio, in questo caso continuo, cerco di fare veloce, tanto non è che dovete vedere chissà che in questo giro, è solo entrare nella catenella. Tanto le maglie non sono tantissime. Questa è la parte che odio di più nei lavori all'uncinetto, ripassare le catenelle, che sia maglia bassa, maglia alta, eccetera. Beh, con questo filato grosso, con l'uncinetto grosso non è neanche tanto, però quando si fanno dei lavori con un filato sottile e ce ne sono tante, è una cosa proprio per me odiosa. No, purtroppo questa è la partenza, quindi bisogna fare così. Un progettino, questo semplicissimo, lo possono realizzare tutti, anche i principianti, ed è un ottimo modo anche per riutilizzare gli avanzi di filato, perché magari abbiamo diversi colori, che ci sono avanzati dei gomitolini piccoli e possiamo metterli assieme e fare una cosa anche colorata e anche carina. Quindi è anche un ottimo modo per riciclare i filati, ecco. Quando arriviamo alla fine della riga, iniziamo il secondo giro. Facciamo un'altra catenella per girare il lavoro. E dobbiamo entrare nell'ultima che abbiamo realizzato, quindi qui. Quindi quando arriviamo qui, dobbiamo entrare subito nella prima maglia. Se avete paura di sbagliare, fate in questo modo, guardate. Perché può succedere con questa lavorazione, anche se semplice, di dimenticare, magari saltare al punto dopo e quindi poi non ci tornano i conti. Quindi facciamo la catenella. Prima di girare il lavoro, entriamo subito qui nella catenella dietro, perché dobbiamo lavorare in costa, nella costina dietro, non prendere tutto il punto basso come facciamo sempre. Quindi non entriamo in questo modo in tutto il punto basso, ma dobbiamo prendere la costina posteriore, quindi solo la costina, aspettate, solo la costina dietro della V. Quindi una volta fatta la catenella, prima di girare il lavoro, puntiamo subito questa codina, questa parte della catenella, e tiriamo fuori il filo e facciamo il punto basso, così siamo sicuri che abbiamo fatto anche la prima maglia. E continuiamo così lavorando i punti bassi nella costina posteriore. Prendiamo il marcapunto, anche qua se abbiamo paura di sbagliare, mettiamo il marcapunto nella prima maglia bassa e continuiamo fino alla fine della nostra riga. Adesso andiamo avanti in questo modo, girando il lavoro in righe di andata e ritorno, lavorando sempre nella costina dietro, fino a raggiungere l'altezza della metà dei centimetri della nostra lunghezza. Quando io arrivo a questa dimensione, torno e vi faccio vedere come proseguire. Una volta che sono arrivato a questo punto, scusate che sistemo il telefono, ecco. Arrivato a questo punto, ho raggiunto i miei 13 centimetri, vado a fare l'alzata in altezza. Quindi continuo in questo modo, faccio una catenella, continuo a lavorare in costa e lavoro la metà delle maglie. Quindi nel mio caso erano 14. Allora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13. E la quattordicesima, anziché prendere l'asolina dietro, prendiamo tutto il punto, in modo che poi, siccome poi ci alziamo, non si creino buchini antiestetici. Vedete, così è perfetto.
questo punto, catenella, giro al lavoro e continuo ad andare avanti per lo stesso numero di giri che ho fatto sotto, quindi gli stessi centimetri, 13, lo faccio anche in altezza. Quindi continuo in riga di andata e ritorno, nel mio caso per 13 centimetri. Nel vostro caso saranno gli stessi oppure diversi, dipende dalla misura che state realizzando. Quindi adesso arrivo alla fine della riga e vado avanti in questo modo, alzandomi per 13 centimetri fino ad avere quella forma L che vi ho detto prima. Una volta che arrivo lì, torno e vi faccio vedere come cucire. Fatto la mia parte in altezza, adesso andiamo a cucire. Dobbiamo piegare il nostro pezzo che abbiamo fatto in questo modo, quindi così. Questo punto è reversibile, quindi è indifferente da una parte o dall'altra, e poi andare a cucire. Ho lasciato anche il marcapunto qua, perché io poi non li uso. Mi è rimasto. Allora, adesso andremo a cucire questa parte e la parte sotto. Mettiamo bene le metà, boh, ci pensiamo dopo. Adesso iniziamo a cucire. Prendiamo un pezzo di filo abbastanza lungo che ci permetta di arrivare fino all'altra parte. Lo passiamo in un ago da lana e iniziamo a cucire. Poi andremo a nascondere tutte le codine che ci rimangono. Allora, tiriamo così, ripassiamo. E facciamo, creiamo praticamente un nodino di sicurezza. Oh, ho tirato fuori tutto. Allora, ripassiamo. Vedete che si blocca in questo modo. Poi questo lo terremo insieme mentre andremo a cucire. E prenderemo una parte di qua, da questa parte, e una parte nelle catenelline dall'altra parte. Così, senza tirare troppo. Questo filo va malissimo, non lo auguro neanche al mio peggior nemico. Proverò a lavarle, magari migliora un po' dopo il lavaggio, anche se lo vedo talmente brutto che la vedo dura che possa migliorare qualcosa. È un filato proprio dei più brutti che io abbia mai maneggiato. Ne ho maneggiati tanti di filati, ma questa è proprio una cosa tremenda. Però poi magari queste si usano sotto con un calzino per stare in casa la sera, quindi non dà fastidio. Però mi immagino ad avere addosso una cosa del genere, è una cosa proprio terribile. Quando arriviamo verso la fine, no, niente, no, dall'altra parte, scusate. Siamo alla fine, voglio arrivare dall'altra parte perché nella punta dobbiamo cucire creando un arrotondamento. Quindi voglio arrivare dall'altra parte, vediamo. Vedete, si aggroviglia, è proprio una cosa orribile.
Quindi proseguiamo così, cerco di fare un po' veloce, tanto questo è un prototipo che ho fatto proprio a caso. Perché ho detto magari le uso una volta e poi quando sono sporche le butto via, visto la qualità del prodotto. Possiamo anche, non è un peccato, ne ho 8 gomitoli, quindi no, sì, 8 gomitoli, 800 grammi di schifezza. Cerchiamo di metterlo bene verso la metà, verso la fine, perché essendo qua più elastico e qua la catenella iniziale, qua è un po' più tesa e qua è un po' più morbido, quindi sistemiamo un pochino con le mani in questo modo quando andiamo a prendere i punti. Io non sono abituato a lavorare sul tavolo, quindi faccio, quando faccio qualcosa sul tavolo mi trovo veramente malissimo. Lavoro sempre con le cose appoggiate sulle gambe. Quando arriviamo a questa altezza, circa 5-6 cm, ripieghiamo la punta in questo modo, in modo da creare un po' di rotondità nella punta, e andiamo a cucire prima da una parte. Quindi prima facciamo una parte della pantofolina, mettiamo bene anche nella punta. Quando abbiamo fatto una parte, giriamo, ripassiamo dentro lungo le maglie con il filato per andare a cucire dall'altra parte, senza tirare, senza creare una tensione, passiamo solo il filo e andiamo a cucire l'altra parte di questa punta che abbiamo fatto. Arriviamo anche alla fine, facciamo il nostro nodino, tiriamo un pochino, andiamo a nascondere dentro la cucitura un po' di filo, in questo modo. E tagliamo il filo. Allo stesso modo poi prendiamo queste codine e le facciamo sparire nella lavorazione. Poi rivoltiamo la nostra babuccia in questo modo. E poi abbiamo, praticamente abbiamo, se la vogliamo così, lasciare così, la lasciamo così. Io vi consiglio, come ho fatto io nell'altra, di riprendere un po' i punti qui attorno. Mi sa che ho sbagliato qualcosa nel conteggio, perché mi sembra che è venuta più piccola. Devo essermi sbagliato con la misura, perché quell'altra l'ho fatta ieri sera, a l'una di notte. Ve lo dico subito, la provo a mettere nel piede. No, va bene.
perché poi quando si mette su si sistema, si adagia sul piede, perché vedendole così sembra niente, anche qua sembrano a punta, poi voi quando andate a mettere dentro il piede vedete la forma del piede tranquillamente. Però io poi qua ho ripreso le maglie, anche perché qua è più elastico rispetto a qui, e ho fatto un giro a maglie basse, facendo qualche diminuzione per stringere un pochino il collo del piede, e ho fatto un giro a maglia bassa e un giro a maglia alta per alzare un pochino, perché venga un po' più alta sul collo del piede. Se poi voi lo volete un po' più alto, che salga sul piede, andate avanti qualche giro e lo fate tipo calzino. Poi si possono abbellire, non so, magari per fare una cosa, io queste le ho fatte così per fare questo tutorial, però magari mettendo una riga di uno o due bottoni qua per fare una cosa, una da una parte e dall'altra delle babucce. Se sono per dei bambini o per una bambina possiamo metterci dei fiorellini, insomma possiamo decorarle come ci piace, e se no anche lasciarle semplicemente così. Oppure, come dicevo prima, con una lana, con più avanzi di lana, più colorata, diventano più carine anche da vedere. E nulla. Poi, se le volete, magari potete metterci sotto come si chiama? Quel gel antiscivolo, quei tubetti che si fanno i pallini antiscivolo. Oppure, volendo, ci possiamo anche cucire una solettina o una cosa in gomma e vedere come. Sì, e metterci qualcosa per poter camminare. Se le usiamo solo magari per stare in casa, possono andare bene così, anche è che si scivola. Quindi io vi consiglio di metterci sotto l'antiscivolo oppure di appiccicarvi una solettina. Magari compriamo una soletta di quelle da mettere all'interno, quelle un po' gommate, e l'attacchiamo sotto, quindi così siamo più tranquilli di non scivolare. Bene, il tutorial è terminato. Spero che vi sia piaciuto. Vi ringrazio per aver seguito anche questo progetto e ci vediamo presto. Ciao ciao. Ciao a tutte e a tutti, bentornati sul canale. Oggi andremo a vedere come realizzare queste scarpe da notte, babucce, pantofole, chiamiamo come vogliamo, realizzate all'uncinetto. È un progettino che volevo realizzare da molto, mi sono anche state chieste, quindi ho deciso di realizzarle. Ovviamente, messe così, ho messo un po' di carta sul piede, assumono una forma ancora più carina. E io le ho realizzate con un filato terribile, nel senso che avevo questo filato comprato tanto tempo fa da Ace Arms, era un'offerta. Ho preso questo filato che costava pochissimo, quindi non è che potessi aspettarmi chissà cosa, però non mi è mai successo di avere di comprare un filato così brutto da loro, che proprio ce l'avevo lì, ne ho due pacchi, proprio inutilizzabile, bruttissimo. Tra l'altro, anche una composizione di 30 lana, 15 alpaca e 55 acrilico, quindi non è che sia proprio, diciamo, malissimo, però ha una consistenza che è come i primi acrilici che facevano, una cosa tremenda. Mi è venuto in mente che ce l'avevo lì, quindi per fare questo progetto ho detto vabbè, lo uso così. E ne ho utilizzato circa 70 grammi, il gomitolo è da 100 grammi per 200 metri, da lavorare con l'uncinetto numero 5, quindi fate un po' voi la proporzione di filato che avete sotto mano. Comunque, io vi consiglio un filato abbastanza spesso perché devono tenere caldo, quindi da lavorare con 5-6, ecco, un filato abbastanza grossettino. E nulla, cos'altro dire? Poi, forse l'ho detto anche dopo nel tutorial, non me lo ricordo. Se volete, poi potete metterci sotto attaccare una solettina in gomma, oppure mettere quelle goccine antiscivolo, così, perché fatte così di lana si rischia di scivolare, ecco.
È un progetto semplice, veloce, anche per i progettini di Natale, quindi, e soprattutto anche per utilizzare magari degli avanzi di lana e farle belle colorate, tutte a righe colorate. Raggruppiamo i filati che abbiamo di poca quantità e possiamo realizzarle anche come recupero degli avanzi dei filati. Bene, se il progetto vi piace, rimanete con me, andiamo al tutorial. Alla fine del video avevo finito la seconda pantofolina ed era senza questo bordino. Io poi alla fine vi ho detto che potete riprendere il bordino e creare una piccola alzatina. Quando sono arrivato alla fine, come vedrete poi nel tutorial, ho ripreso i punti attorno e ho fatto una riga a maglia bassa e una riga a maglia alta, così ho creato un pochino di bordino e ho diciamo stabilizzato e stretto un pochino la parte del collo del piede. E se volete le potete anche fare un'alzata un po' più lunga, tipo calzino, ecco, più o meno. Bene. Non mi resta che ringraziarvi di nuovo e andiamo al tutorial.